Buonasera, mi è stato chiesto di consigliare qualche libro per aiutare in questo particolare momento di limitazione delle nostre libertà personali e di paura del virus. E io questo voglio fare. Intanto voglio suggerirvi un libro di versi, un libro di poesie. Il mondo salvato dai ragazzini, che è un libro di Elsa Morante. È un libro scritto pubblicato nel 68, una stagione di speranze, una stagione rivoluzionaria, di desiderio di cambiamento, avviato proprio dai giovani, i giovani sui quali soli possiamo avere questa fiducia nel cambiamento, in quella stagione, ma anche oggi. Un altro libro che volevo consigliare è un libro di Gianni Rodari, famosissimo. Quest'anno, tra l'altro, l'anno passato è stato il centenario di Rodari ed è tratto dal suo famoso libro Favole al telefono. In particolare, questo libro, che può essere utile, da leggere non solo per i più piccoli ma anche per i grandi, in particolare volevo consigliare una di queste favole che è La strada che non andava in nessun posto. Ma Martino Testadura sceglie di percorrere questa strada e alla fine riuscirà a trovarvi un grande tesoro. Gli altri, avendo saputo la notizia, vorranno fare la stessa cosa, si avventurano lungo questa strada, ma giunti alla fine trovano solo un mare di spine. Perché? Perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova. E credo che questa strada nuova sia necessario battere oggi. Infine, un romanzo per adulti per festeggiare un altro grande anniversario, il centenario della nascita di Leonardo Sciascia. Il romanzo è Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia, ispirato all'omonimo romanzo Candide di Voltaire. Il carattere di Candido, di questo personaggio, la serena espressione della verità, trova un continuo contrasto nell'ipocrisia che permea le normali relazioni tra gli uomini e anche delle istituzioni. E forse di questa razionalità lucida, di questa serena sincerità, di questo bisogno di verità, c'è bisogno oggi più che mai.